coinvolta nella raccolta differenziata a Torre del Greco. I cassonetti gialli utilizzati per la raccolta e il recupero degli abiti usati verranno rimossi dalle strade cittadine. Una decisione drastica presa dall'amministrazione comunale, conferma l'assessore all'igiene urbana Raffaele Arvonio, per contrastare costanti fenomeni di inciviltà e di irregolarità nel conferimento dei rifiuti. Nonostante l'introduzione della raccolta porta a porta, infatti, alcuni torresi hanno continuato a depositare cumuli di immondizia per le strade. In particolare, tali cumuli venivano a crearsi proprio in prossimità dei cassonetti gialli. Spesso, intorno a questi contenitori, venivano depositate buste con abiti usati difficili da introdurre nel cassonetto. Questo spingeva, quindi, gli incivili a lasciarvi anche sacchetti di vario genere. Dettate, quindi, nuove procedure per gettare abiti usati. Tra qualche giorno, conferma Arvonio, i cassonetti gialli per abiti usati saranno posizionati presso l'ecopunto di Santissima Trinità in via Circonvallazione. Sarà possibile conferire dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 16, alla presenza di un operatore. Un modo per rendere la situazione più controllabile e gestibile, contrastando maggiormente i cumuli di rifiuti per le strade. Altra novità nella lotta agli incivili è il divieto assoluto per tutti gli esercizi commerciali torresi di vendere sacchetti per la spazzatura neri. Ricordiamo infatti che non è possibile conferire rifiuti in tali contenitori. Pertanto la prossima ordinanza mirerà proprio ad evitarne la commercializzazione.